Ciao a tutti, svelato un mistero, questa è la nuova Sony FX3, la nuova macchina Cinema Lane di Sony. Cinema Lane, infatti, perché Sony, da ormai un annetto, ha creato una nuova linea cinematografica, partendo dalla Venice, che è la macchina cinematografica line-up che ha Sony, fino all'FX9, FX6, che sono comunque delle macchine professionali di fascia alta, e qualche giorno fa hanno presentato l'FX3, che è finalmente arrivata in negozio ieri e la scopriremo in anteprima adesso. Allora, iniziamo subito aprendo la scatola. Scatola che è diversa rispetto alle solite scatole colorate della serie Alpha. Nomino la serie Alpha perché l'FX3, così come anche le macchine cinematografiche di categoria più alta, appartengono ormai tutte alla grande famiglia della One Mount, ovvero macchine sia fotografiche che cinematografiche che utilizzano lo stesso baionetta quella delle Alpha. Allora, dentro vediamo subito la cartolina classica delle Alpha, quella dell'estensione gratuita di garanzia di un anno, manuali, c'è un cavo USB-C e poi, iniziando a guardare dentro, vediamo subito la maniglia, che è uno di quegli accessori che venivano assolutamente richiesti dai videomaker o dalle persone che comunque utilizzavano delle macchine per l'ambito professionale video, ma anche per un utilizzo da vlogger. E scopriremo quanto è davvero versatile questa maniglia, che chiamarla maniglia e basta è riduttivo. La macchina. Wow, è davvero piccola, fantastica. Dopo la scopriremo bene insieme. E poi insieme alla macchina ci sono tutti gli altri accessori, quindi le prese di alimentazione sia europea che americana, il caricabatterie, quindi non un semplice alimentatore, e nell'angolino qua troviamo la batteria. Batteria che è la stessa delle Alpha 9, delle Alpha 7 3, è la serie Z, perché le macchine vecchie, tipo le prime Alpha 7, utilizzavano la serie W. Questa è la Z, che è decisamente più potente rispetto alle vecchie batterie. Allora, prendendo in mano la macchina, ci accorgiamo che è davvero piccola. È una macchina cinematografica, non è considerata una macchina fotografica, nonostante faccia comunque foto, ma a differenza della serie Alpha 7, o Alpha 9 o Alpha 1, che sono macchine fotografiche con delle spiccate funzionalità video, questa è la figlia della linea cinema, quindi fa fotografie, sì, da 12 milioni di pixel, ma in realtà il suo scopo è fare video e farli bene, quindi rimane una macchina da ripresa. Macchina da ripresa che ha una serie di vantaggi in più rispetto a una macchina fotografica che fa video. Perché, e questo lo vediamo fin da subito prendendo in mano la magica maniglia di cui parlavamo prima, il fatto di avere tutta una serie di accessori destinati anche all'acquisizione audio qualitativa che offre delle performance superiori. Allora, prima ancora di montare la maniglia, andiamo a vedere subito che la macchina potrebbe non aver bisogno di un cage aggiuntivo. Cosa che invece viene richiesto spesso dai videomaker che utilizzano le mirrorless per fare video, il fatto di avere un cage che ci permette di attaccare degli accessori. Questa macchina potrebbe non averne bisogno perché in realtà ha filetti da un quarto di pollice, lo standard nel mondo video, ma anche nel mondo fotografico, disposti sia lateralmente che sopra, che dall'altro lato. Vuol dire che noi abbiamo un quarto sotto, un quarto a destra, un quarto a sinistra, tre sopra, tre che chiaramente verrebbero in parte occupati
2 dalla nostra magica maniglia, che noi possiamo infilare all'interno della, cioè il coperchio anche qui, coperchi da tutte le parti. Ok, coperchio perché ai contatti chiaramente la nostra staffa, la nostra maniglia ha i contatti che permettono di arrivare alla parte di acquisizione audio che abbiamo sopra, quindi la possibilità di collegare dei microfoni sia i classici col jack sia gli XLR, quindi quelli bilanciati che sono più utilizzati da chi fa video di qualità professionale. Quindi montiamo la nostra maniglia, avvitiamo le due viti all'interno dei filetti da un quarto ed ecco qua che abbiamo una maniglia solida che ci permette di reggere bene anche un obiettivo che potrebbe sbilanciare la nostra macchina perché comunque è spostata in avanti. Inoltre è vero che noi occupiamo due dei tre attacchi superiori da un quarto di pollice, ma la maniglia a sua volta ce li ripropone sia sopra che anche uno laterale, il che ci permette di attaccare davvero una quantità esagerata di accessori. Allora, andiamo a vedere la macchina un pochino più da vicino. Allora, prendendo in mano la macchina ci accorgiamo subito che ha innanzitutto il display orientabile, che è comodo sia per il videomaker che deve fare delle riprese in posizioni scomode o comunque dall'alto o dal basso, quindi la possibilità di orientare il display in modo tale da vedere bene. Ma è interessante anche per i vlogger perché abbiamo la possibilità di ruotare il display in avanti. E proprio per facilitare questo compito, la macchina è stata dotata di un secondo pulsante di gestazione frontale, il che ci permette di far partire registrazione anche se non siamo dietro alla videocamera. Inoltre, sempre per favorire il one man band che si occupa da solo sia del lato tecnico che del lato creativo del filmato, la macchina è stata dotata delle cosiddette telelamp, cioè le lampadine rosse che lampeggiano, in questo caso chiaramente sostituite con dei LED, che ci fanno capire a colpo d'occhio quando la macchina sta registrando. Altra cosa molto interessante, la divisione all'interno della nostra ghiera ruotabile di tutte quelle funzioni utili a chi utilizza la macchina in modalità manuale, quindi a modalità zebra per vedere a colpo d'occhio quali sono le aree sovraesposte, modalità di focus peaking, quindi la possibilità di vedere quali sono le aree a fuoco quando lavoriamo in manuale come messa a fuoco, e poi lo shooter che ci permette di regolare più facilmente i tempi di ripresa. Abbiamo visto che la macchina ha un tasto dedicato al focus peaking che chiaramente è destinato a quel videomaker, a quel cameraman che utilizza la messa a fuoco manuale, ma in realtà questa ha una funzione davvero interessante, cioè la possibilità all'interno di una ripresa già in esecuzione di passare dal sistema di messa a fuoco manuale all'autofocus che aggancia l'occhio, quindi possiamo posizionare la videocamera in una scena dove non deve cambiare il punto di messa a fuoco che viene scelto prima. Dopodiché, con un semplice tasto, passare al sistema di messa a fuoco automatico che aggancia le persone, l'occhio e così via. Inoltre, la macchina è dotata di un sistema di messa a fuoco ereditato direttamente dalla serie Alpha delle mirrorless e quindi è in grado di riconoscere gli oggetti, è in grado di ignorare un ostacolo che attraversa il campo di visuale, oppure la possibilità di agganciare un soggetto e di inseguirlo nonostante ci sia un cambio. La macchina registra in 4K, chiaramente in varie modalità, fra le quali anche il 120 fotogrammi al secondo, che sicuramente è una funzionalità utile per chi farà slow motion. E per chi ha bisogno di uno slow motion ancora più performante, possiamo scendere in Full HD e lavorare a 240 fotogrammi al secondo. Inoltre, altro dettaglio da non sottovalutare, la macchina è ventilata. La ventilazione, che chiaramente tende a raffrescare il sensore, è utile soprattutto in quelle condizioni climatiche avverse, quindi sotto il sole o in condizioni da deserto, a tenere fresco il sensore. Ma questa cosa va a incidere anche
sulla durata degli stazioni, perché chiaramente in una macchina non ventilata siamo costretti a far raffreddare il sensore per le riprese un po' più lunghe. Questa macchina è in grado di registrare in 4K a 60 fotogrammi al secondo in modo continuo. No, no, non ci sono i tre puntini, semplicemente senza interruzioni. Infatti la macchina ha un limite meccanico di 13 ore di registrazione, ma è perché vogliamo proprio tirarle il collo, perché chiaramente non ci saranno mai occasioni vere, lavorative, dove dovremo fare una registrazione continua di questo tipo. Però a me vengono in mente i miei clienti che fanno riprese durante i concerti, gli eventi, le relazioni, all'università, piuttosto che nelle cerimonie, e quando hanno necessità di fare delle riprese video, le loro mirrorless hanno sempre qualche difficoltà, perché o si interrompono dopo 59 minuti, altrimenti hanno sempre un po' il patema di quando il sensore si surriscalda e non sanno mai se riusciranno ad arrivare alle 2 ore della conferenza. Una macchina di questo tipo, alimentata chiaramente con l'alimentazione esterna, che abbiamo notato non danno di serie, ma si può acquistare a parte, oppure, meglio ancora, tramite l'USB-C abbiamo la possibilità di attaccare un power bank, tosto, ma si può fare, avere una capacità, un'autonomia decisamente lunghissima, che ci permetterà di registrare il nostro evento con tranquillità. E quando abbiamo una videocamera che non ha problemi di fuoco durante l'evento, non ha problemi di autonomia, ci apre e chiude i file in modo automatico e non ha un limite di registrazione teorico, se non appunto le 13 ore, il videomaker e il cameraman sono decisamente più tranquilli. Un'altra cosa sicuramente utile al nostro cameraman che utilizzerà questa macchina sarà la possibilità di registrare esternamente, perché la macchina, oltre ad avere una marea di porticine, ha anche una porta HDMI full a 16 bit. Altra golosità, infatti i 16 bit, quindi abbiamo una gamma dinamica e una gamma colore enorme, e inoltre uscendo a 16 bit in modalità RAW abbiamo la possibilità di registrare esternamente con una gamma ampissima. La macchina è dotata anche del nuovo log ereditato dalle macchine video cinematografiche di Sony, della linea appunto CinemaLane, Cinetone. Il Cinetone, che si affianca all'S-Log, ci permette di avere una gamma decisamente più ampia. Inoltre, la macchina è dotata di uno stabilizzatore sul sensore. Nelle macchine cinematografiche normalmente lo stabilizzatore sul sensore non è presente, perché o sono macchine davvero grandi e quindi quando vengono utilizzate in un ambito d'azione si utilizzano degli stabilizzatori esterni, oppure semplicemente non serve, perché la macchina è su uno stativo, su un treppiedi grosso, e quindi lo stabilizzatore è superfluo. Ma una macchina così piccola, e io me la immagino in mano a un cameraman della Red Bull, è chiaro che ha delle esigenze e dei campi di utilizzo diversi. Quindi quando questo cameraman correrà sui tetti inseguendo un ragazzo per fare uno spot, lo stabilizzatore avrà un ruolo davvero importante e molto più fondamentale per ottenere delle immagini statiche. Insomma, questa macchina verrà venduta, secondo me, a tante persone diverse. Verrà venduta al cameraman che si occupa di cerimonie, verrà venduta al videomaker che fa pubblicità commerciale e industriale, e verrà venduta anche ai vlogger più esigenti, perché grazie alle funzionalità appunto del display, il tasto davanti, le dimensioni, sicuramente verrà utilizzata con piacere da tante persone differenti. Per questo motivo vi invito a venire in negozio a vederla di persona, dal vivo, in anteprima. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi aspettiamo. Ciao, grazie.